Serie B, il campionato degli italiani. Dopo 6 giornate di campionato, il Pescara è ultimo in classifica. Si possono fare tutti i discorsi, però la realtà è amara, è questa, soltanto 3 punti dopo la sconfitta di Catania che analizzeremo in questo studio. E in programma questa sera un posticipo dalle nostre parti, c'è Lanciano-Bari, il Lanciano in vantaggio per 1-0, tra qualche istante ci collegheremo con Alessio Giancristoforo. Dunque presentiamo subito gli ospiti di questo numero, iniziamo con il collega, anche per anzianità rispetto agli altri, Federico De Carolis. Buonasera Federico, ben ritrovato. Sul tuo volto si legge l'amarezza ovviamente per questo Pescara, poi ci farai conoscere il tuo pensiero. C'è un collega più giovane al tuo fianco, Ivano Di Sciascio di Tutto Sport. Buonasera, buonasera Ivano. Ciao Enrico. Sembri più sorridente rispetto a Federico, sei più ottimista forse, poi vedremo. Andiamo a salutare il nostro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera. A tutti. Che ci sembra più agguerrito del solito e poi ci farei capire il motivo per cui poi si sgonfia. Proviamo a parlare. A fianco a Francesco Di Francesco, il direttore di ForzaPescara.com, reduce dalla trasmissione radiofonica Cozze e Vongole, Paolo De Carolis. Buonasera Paolo, grazie per aver accettato il nostro invito. E ritroviamo con piacere un dirigente esperto che conosce calcio, basket, ma tutte le discipline sportive, Gaetano D'Urso. Buonasera Gaetano, grazie anche a te per la presenza. Saluto in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Allora, abbiamo già detto quasi tutto, che il Lanciano è in vantaggio per 1-0, e invece i nostri amici da casa come potranno mettersi in contatto con noi? Andrea, che non abbiamo l'audio, allora andiamo a salutare la redazione di ForzaPescara.com con Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ospiti e agli amici telespettatori. Hai detto bene, possono andare sul nostro portale ForzaPescara.com tutti i tifosi biancazzurri, commentare la news di Replay, e noi nel corso della trasmissione interverremo per leggere e commentare insieme. Grazie Valerio, andiamo allora da Andrea Costantini. Andrea, buonasera, al tuo fianco Maurizio Daguì, buonasera anche a te Maurizio. Buonasera, buonasera Enrico, chiaramente l'appello è lo stesso delle altre volte, partecipate alla nostra trasmissione, il numero degli sms 392-623-7060, c'è il Lanciano in campo in questo momento ed è in vantaggio 1-0 sul Bari, gol di Ceri al 15°, è finito il primo posticipo di Serie A, l'Udinese ha vinto 4-2 sul Parma, in campo ora Palermo e Lazio, 0-0 dopo 3 minuti di gioco, a te. Grazie Andrea, allora chiedo a Maurizio da qui, se abbiamo subito in linea dallo stadio Biondi di Lanciano Alessio Giancristoforo con il Lanciano che sta vincendo per 1-0 sul Bari. Quanto manca Alessio? Ciao Enrico, un saluto a tutti i tuoi ospiti, a tutti gli amici di TV6. Mancano 12 minuti alla fine della prima frazione di gioco, alla prima parte delle ostilità. 1-0, come ricordato in studio, sempre Cerri è l'uomo in più di questo Lanciano, di questo avvio del Lanciano poker di reti per l'attaccante di proprietà del Parma, e questa sera si è ripetuto d'opportunismo, un colpo di testa a scavalcare la respinta di Donnarumma, approccio alla gara buono della Virtus Lanciano. Il Bari ha comunque avuto un'ottima occasione con Sabelli, ha sbrogliato bene la retroguardia frentana nell'immediatezza proprio della marcatura frentana, si gioca da 34 minuti, il risultato è sempre sorridente alla Virtus Lanciano, 1-0, il marcatore Cerri, c'è un buon pubblico, buona cornice di pubblico, circa 1500 sostenitori giunti dalla Puglia, colpo d'occhio notevole qui al Biondi, quasi 5000 le presenze questa sera, 4500, insomma tutti gli elementi a corollario della gara del calcio. Grazie, adesso ci risentiremo all'intervallo, se puoi portare anche qualche ospite per commentare i primi 45 minuti di Lanciano Bari. Grazie Alessio. Allora,
Quando una squadra si trova ultima in classifica, tutti possono dare delle motivazioni, degli spunti, delle ragioni alla crisi che si è aperta dopo la sconfitta di Catania. Analizzeremo questa partita, avremo anche delle interviste flash con l'allenatore Baroni, con Guana. Poi sul finire della trasmissione ci ha fatto un regalo Paolo De Carolis con la trasmissione Cozze e Vongole, perché riproporremo un brano dell'intervista registrata radiofonicamente con Marco Sansovini. Allora, dicevamo, per esperienza Federico De Carolis dovrà essere il primo a motivare le ragioni di questo sconforto nell'ambiente per l'ultimo posto in classifica. Prego Federico, da dove vogliamo partire? Allora, mi sono andato a prendere i numeri. Tutti ci avete appunti, solo Gaetano parla. Preoccupate, la memoria è già da io tempo. Io solo i numeri, 6 partite, 3 pareggi, 3 sconfitte, 7 gol fatti e 10 subiti. Sì. È un rovino di marcia preoccupante. Questo però molto, lo abbiamo allora capito. È molto preoccupante. Questo lo sappiamo, vai oltre. Soprattutto perché è molto preoccupante, soprattutto perché questa squadra cade sempre in errori e omissioni. Una volta tocca la difesa, una volta il centrocampo, una volta l'attacco. Il tutto condito da una grossa dose di sfortuna, come domenica. Ieri sera, insomma, al 93esimo uno prende il palo, hanno messo i pali rotondi per far entrare le palle dentro, al Pescara è riuscita fuori. Insomma, io non poi ho... quando gira storto, no? Ecco, però poi prescindere... dopo ci si crea anche una mentalità, io non lo so, adesso bisognerebbe intervenire soprattutto sul piano psicologico e morale. Io non... In questa situazione, però quella era la 5 partite mi pare, si è trovato una ventina d'anni fa un allenatore che dopo allena il Real Madrid, Carlo Ancelotti. Io la sera a Pescara fu sconfitto mi pare 5-1. E la sera cioè, tu parli di quella reggiana che vinse il campionato dopo l'inizio Io telefonai a Dalcin e gli dissi che fate, lo mandate via? E lui mi disse tu che faresti? Tanto domenica gioca in casa, te lo tieni, dopo se perde. Vabbè, abbiamo già capito il senso e dove vuoi quindi arrivare. Io lascerò per ultimo Gaetano D'Urso, che conosce la realtà pescherese. Facciamo parlare prima tutti quanti, dopo Gaetano sentiamo il tuo pensiero, perché adesso inizierà il tormentone, se perdi con l'Entella cacciamo Baroni, no? Sarà giusto o no? Ma neanche Ivano. A pensare. Ma in questo momento è chiaro che c'è un aspetto analitico dei numeri che è abbastanza evidente, diceva Benedetto, insomma... ci condannano e condannano il Pescara dal punto di vista di gioco e di quello che si è fatturato fino a questo momento. Intanto possiamo vedere l'immagine di Catania e poi sì. Analizzeremo 5 momenti decisivi. Pescara secondo me ha una virtù, che è quella offensiva, che fino adesso sicuramente è uno dei lati positivi su cui appoggiare le speranze. Di contro c'è una cattiva gestione del risultato, ci sono difficoltà difensive che secondo me non sono solo di reparto difensivo, che già di per sé non è il massimo secondo il mio punto di vista, presi singolarmente i giocatori non stanno disputando grandissime partite. C'è un problema al centrocampo evidente, che è di carattere tutto difensivo. Sì, io credo che nella fase difensiva. Tutti i mali del Pescara nascono da qui, cioè i gol che ha preso il Pescara, comunque tutte le soluzioni offensive delle squadre avversarie nascono comunque da cattivo filtro al centrocampo, da ritardata transizione da parte dei centrocampisti. E secondo me... se ti interrompo. Federico, devi alzare un po' la voce. A Catania, già la situazione a Catania, un po' insomma, critica. Non è stato colpa del centrocampo. A Catania no, è stato un errore di Pesoli. Lui ha detto che non li fa più, ma quegli errori non si fanno. È l'errore del portiere. Dai. No, no, ma al di là di Catania, che poi secondo me se dobbiamo parlare di Catania, dobbiamo parlare anche dell'arbitraggio, dobbiamo parlare anche di altre cose. Secondo me, facendo un bilancio di queste prime 6 partite, io credo che c'è, io l'ho scritto anche in presentazione della partita, secondo me c'è un discorso proprio numerico di centrocampo. Cioè questo è un centrocampo che in questo momento credo che Baroni ostinatamente stia proponendo con un centrocampo a 3 che non ce la fa a sostenere quella che è invece le soluzioni e il gioco della squadra, perché continuiamo a prendere gol su ripartenza, su comunque Bjarnason, una volta Bjarnason, un'altra volta sarà Lazzari, un'altra volta Iguana che è in ritardo di condizione, vediamo gol comunque di centrocampo. Quindi che è sempre molto schiacciato. Più problemi in difesa o a centrocampo? Beh, i problemi difensivi che però non nascono solo dal reparto che funziona. Mi sembra di capire l'attacco. Assolutamente allora, sì. Andiamo sul versante sinistro, partiamo
da Francesco. Io vi lascio tema libero questa velocissimamente sera. Riparto dal 97esimo della partita, il palo sì. clamoroso, che forse oggi sarebbero stati fatti discorsi quantomeno un tantinello diversi. Indubbiamente è andata male al Pescara, però in un momento del genere, quando capitano episodi come quello del palo di ieri, di un mancato pareggio, della sfortuna, tutto quello che vediamo è un aggravante e bisogna preoccuparsi ancora di più. Io velocemente, perché mi sono presi, intanto vorrei ricordare a Baroni e ai due direttori che di calcio ne sanno, ci mancherebbe altro, molto più di me, che una squadra formata da 11 bravi giocatori se non è una squadra. No, io compro sul mercato 20 giocatori, li metto insieme, non è detto che 20 bravi giocatori più bravi di quelli che ha un'altra squadra formano una squadra. I risultati oggi mi dicono questo. Poi io me lo auguro che capiti quello che è capitato alla Reggiana, come ricordava Federico De Carolis e al grande Carlo Ancelotti, e la Reggiana vince il campionato. Allora me lo sono voluto scrivere per essere sintetico, non è una squadra allo sbando, dicono tutti, però è ultima, gioca bene, ed è vero, ieri a Catania ha giocato bene, però ha perso ed è ultima. Pavone e Repetto sono bravi? Sì. Baroni è bravo? Sì. I giocatori sono bravi? Sì. Ho citato tutti gli aspetti positivi e incoraggianti, ma il Pescara è ultimo e allora... Spiegatemelo. E allora cosa bisogna fare, Francesco? Non lo so, prima me lo dovete spiegare voi, poi vediamo, poi te lo dico io che cosa si fa. Non lo so, beh, non lo so, c'è una società, ci sono due direttori, ci sta un'organizzazione. Non è questione di mettere carne a fuoco. No, no, tanti argomenti. Sì, tanti argomenti, ma la realtà, no? Tutti, ossia, a Catania il Pescara ha giocato meglio del Catania, però ha perso. Punto, quello è il problema, e ha perso. Col Bologna giochi male il primo tempo, giochi molto bene il secondo, però hai perso. Con il Trapani era l'inizio del campionato, giochi bene e pareggi. Non mi voglio dilungare di più, spazio agli altri. Questo che ho detto io sono tutte verità. Quindi perché tutti dicono che Pavone e Repetto sono bravi. Sì, lo dico pure io. Sì, ci sono già diversi messaggi, possiamo vederne quattro insieme, ecco, con sì. l'aiuto di Maurizio. Allora, andiamo subito ai primi messaggi, così ci danno anche altre utili indicazioni. Basta primo con messaggio. Pesoli, le maglie verdi e le porte chiuse, fino alla morte Forza Pescara. Ancora un altro, Del Fabbro, Scrulli, Dettori rispediti, Boldore e Pogba bocciati, Venuti e Memusciai rotti, Pesoli disastroso, Bjarnason fumoso, Appelt davanti alla difesa è come se non ci fosse, Vedi Terni e secondo gol di ieri, unica nota lieta a Melchiorri, a quanto pare se porti chiuse in serva a Nind, Forza Pescara, avanti ancora. Perfetto. Sicuramente il Pescara è anche sfortunato, però se sbaglio ogni partita, palle gol e anche demerito degli attaccanti. Poi la difesa è il punto debole della squadra e non si pone rimedio. Perché? Un saluto da Pineto. Vediamo un ultimo messaggio per questa prima tranche. Sono riusciti i 120.000 tecnici con gossip, calunnie eccetera. La stampa invece sta mantenendo un profilo alto, razionale e pedagogico. Ringrazio questa società che ci permette di esistere. Baroni non si tocca, dice Massimo Frittella. A te Enrico. Paolo, con chi sei d'accordo? Con Frittella? Io sono sempre d'accordo con Massimo Frittella, perché è uno che ha il Pescara nel cuore e di calcio ci capisce. È una persona sempre molto misurata, tra l'altro. No, prendo spunto adesso da quest'ultimo messaggio. Io faccio fatica in effetti a capire, io non ho soluzioni e faccio fatica anche a fare l'analisi, perché in effetti racconto dalla prima di campionato, anzi no, dal precampionato, racconto partite che hanno storie ed episodi, anzi... molto strani, illeggibili. Io stavo vedendo proprio in occasione della mia trasmissione oggi su Radio California un forum dei tifosi del Catania. Non c'è stato uno che abbia detto che il successo del Catania era un successo meritato, anzi hanno scritto tutti che il Catania è stato veramente fortunato, che ha subito il Pescara per buona parte dei 97 minuti. Fatta questa premessa, ci sono degli elementi, no? Però se nel calcio contano le statistiche, contano i numeri, gli ultimi insuccessi del Pescara hanno nella fase difensiva, per quanto in effetti il centrocampo possa patire, in effetti ha un nome e cognome, l'errore individuale tecnico, si chiama Pesoli, mi dispiace, non voglio buttare la croce addosso a nessuno, ma dai suoi errori sono scaturiti errori clamorosi. Io e te abbiamo fatto le ultime radiocroniche a fianco, cioè
abbiamo, ci siamo guardati, abbiamo convenuto che in effetti gli errori sono stati inevitabili, quelli di, cioè evitabili e innegabili, per cui ritengo che certo molta dose di sfortuna, gli episodi hanno punito, però dico allo stesso modo che io spesso nell'arco della partita la mano dell'allenatore la vedo per 30, 35, 40 minuti, vedo giocare bene il Pescara, l'ho visto a Cittadella, l'ho visto in casa col Bologna, l'ho rivisto a Catania, per quanto devo dire che a un certo punto sul 2-1 Calaiò ha sciupato un'occasionissima, sì, okay. No, adesso, è stato bravissimo Fiorillo, gli episodi decisivi. L'episodio, il gol di Calaiò, invece il pallone rimbalza davanti alle mani del portiere, quello è un gesto tecnico, per chi ha giocato al calcio sa che il pallone quando prende quella... Gaetano, allora hai sentito un po' le varie versioni? Sono avvantaggiato perché ho sentito tutti gli umori, quindi però tu già è la classica situazione in cui hanno ragione tutti, certo. È la classica situazione da bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, si può guardare a tutto ciò che c'è di buono, non molto, e tutto ciò che c'è di male, c'è da fare una considerazione che con tutto. Noi viviamo adesso un calcio diverso, una volta si facevano le squadre con 13, 14 giocatori e 5 riserve, adesso giostrare 20 giocatori è difficile. Ci sono società che... Cioè se uno della strada, scusami che tanto ti chiedo... No, il discorso è questo, perché che adesso diventa più difficile. Quando sei in fondo alla classifica ti ritrovi anche arbitri di seconda fascia, arbitri scadenti... Poi a Catania il Pescara c'ha una tradizione negativa con gli arbitri di Genova, mi ricordo Bergonzi di Genova, sì, però queste, a Catania questo Gersini di Genova, vabbè, se ci attacchiamo pure, pure ieri queste cose. Non è che è stato avvantaggiato. E nessuno, secondo me, nessuno in Serie B ha 5 attaccanti come Politano, Caprari, Pasquato, Melchiorri, Maniero, Sovi, Silva. È lo stesso Maniero che da Silva, non che siamo ma io non l'ho visto da Silva, per cui quindi nessuno, cioè, ci possiamo consolare sul fatto che Catania, Bologna non sembrino queste grandissime squadre. Prima in classifica c'è il Perugia neopromossa, Provercelli, Frosinone, che avvale. Però andiamo un po' al cuore del problema, perché sai Gaetano, vabbè, io sto facendo una considerazione che le il campionato sono passati 6 domeniche, sicuramente ho detto che ci sono molte difficoltà, avrei ancora pazienza, se si ha la pazienza di aspettare obiettivamente. Pazienza ti riferisci per la posizione del tecnico oppure no, per... No, te non la metti anche in discussione, cambiare un tecnico dopo 6 giornate non è che solo Zambarino lo può invece fare. Sai che qui a Pescara oggi la notizia era quella di Dio, anche per, no, sapere anche perché è una squadra che gioca, meno. Anche perché è una squadra che gioca. Sull'ultima tua affermazione sono d'accordo. Sì. E cambiare l'allenatore no, però mi dovete scusare, sì, le analisi o le facciamo serie o le facciamo, che io per quello che ho detto fino adesso, per quello che sto per dire, sembra che io voglia non l'hai detto. Addossare tutte le critiche a Baroni. Hai da detto Baroni è questa... bravo, Rebetto è bravo, cosa è bravo, per cui non è giustamente. E allora perché siamo a 3 punti? Ma chiedo scusa, se è vero come è vero che De Carolis ricordava l'ultimo errore, Pesoli si chiama, l'ultimo errore di Pesoli, chi lo fa giocare? Durante la settimana, allora hanno ragione i tifosi quando dico apriamo le porte e facciamo vedere l'allenamento a tutti, ma perché che apri le porte cominciamo ad andare con calma, non mi loro ti dicono che Pesoli non deve fare quell'errore, un giocatore di 33 anni che c'ha un'esperienza, ma non è il primo errore, a Terni ha sbagliato, ieri ha sbagliato, l'altra partita in casa con Cittadella un tandinello, ripeto, ma vabbè finisci, volevo finire, ma se facciamo la poesia facciamo la trasmissione fino a quali cose dobbiamo dire, Gaetano, perché in situazioni meno gravi di questa a Pescara sono stati squartati vivi allenatori e direttori e giocatori nella storia degli ultimi 20 anni del Pescara, squartati vivi metaforicamente. Mi pare che stiamo a parlare delle però quando parte in tromba non sa manco dove sai come oggi il bicchiere mezzo vuoto, invece quando vedi quelle disfunzioni difensive che obiettivamente sono imbarazzanti, specialmente da un giocatore di una certa esperienza. Poi un'altra caratteristica,
Col Cittadella c'è un giocatore fortissimo, due giocatori, cioè in attacco Scrigni e Coralli, lasci Coralli due volte. Però restiamo a Catania, perché sennò se facciamo voglio dire Coralli che ti ha fatto due gol ieri, lasciare da solo Calaioni in occasione del secondo gol, sembra quasi che giochino con una nonchalance, con un discorso. Adesso è difficile. L'ha sbagliato il tiro Gaetano. Sì, l'ha sbagliato, quello che vuoi tu, però ha dato tutto bene. Allora, vi chiedo perché stasera il problema è inserire questi altri giocatori, perché con questa situazione, tutti i giovani, collega, è difficilissimo. Ivano? No, ci sono, adesso c'è un aspetto, Federico prima forse sbagliando ha detto una cosa giusta. Come sbagliando hai detto una cosa giusta? No, adesso c'è un aspetto psicologico abbastanza importante da gestire da parte di Baroni, perché poi dopo purtroppo si entra in certe dinamiche psicologiche complicate, perché sei ultimo in classifica, la squadra comunque è ci anche abbastanza giovane. Però io dico una cosa, cioè se la lettura è quella nostra è giusta, cioè che la difesa fa degli errori abbastanza evidenti e sono continuativi, cioè non c'è soluzione di continuità a questi errori, è evidente. Io credo torniamo che al discorso che facevi sul centrocampo che non ma copre. Secondo me è proprio una questione numerica, cioè se io devo proteggere un reparto che è in difficoltà, che è la difesa, probabilmente devo anche un attimino abbandonare quelle che sono idee tattiche che possono essere belline, carucce, 4-3, giochiamo bene, scambi 1-2, no, fermati un attimo, attenzione, cerchiamo di proteggere ciò che in questo momento è debole, che è la difesa. Se io gioco con Appelt, con tutto il rispetto, non ha grandi giri nel motore a livello proprio dinamico. Ma è rientrato adesso. Vabbè, però c'è questo. Però questo hai ragione Francesco, perché se noi critichiamo la presenza di Appelt a centrocampo. No, ma ci sta, esempio, ma non è alternative, non è alternative a Appelt in questo senso. Perché comunque Appelt è stato fuori per scelta tecnica. È stato fuori scelta tecnica, perfetto. Ma sarebbe non alternative? Beh, in questo momento non le hai. E ci hanno ammorbato che c'erano 22 giocatori. Vabbè, c'ha Brugman, le hai. C'erano due per ogni ruolo. Ma Brugman è infortunato. Brugman è infortunato, vedete. Può giocare Guana, ma è appena arrivato. Francesco, scusa, c'è ragione Gaetano. Perché se no non completiamo mai. Allora, se la situazione è questa e tu proponi un giocatore a 3 poco dinamico, perché Guana è in ritardo di condizione, ti giocherà un tempo, anche se secondo me gli è piaciuto. Appelt non ha grande dinamicità. Biana è un giocatore ultra offensivo che in fase difensiva ti dà poco. Ma viva Dio, ma proteggiamo quello che è un reparto debole, con un giocatore un po' numericamente e a livello dinamico. Però lui l'ha fatto cercando di schierando Lazza una volta in avanti, se facendo magari scelte, ma anche numericamente, Paolo, a tre è proprio una questione numerica, copri meno campo. Gli attaccanti ti devono aiutare, gli esterni ti devono aiutare. È giusto quello che hai detto, c'è il rovescio della medaglia se uno fa, come dici tu, se cambia modulo e cambia disposizione. Cioè, lo cambierà Francesco, lo mettiamo stasera. Magari lo cambierà. Allora, primi episodi, vediamo velocemente. Inizia la partita. Sono passati 60 secondi di Pesoli su Pesoli che non aggancia il pallone, non riesce a stopparlo. Dove arriva Rosina, lì? Andiamo alla moviola numero 1, Maurizio. Eccolo. Guardate, qui. Dove Pesoli, va l'attaccante? Difettoso il controllo. Questo Rosina, è un errore, vabbè, questo è un errore individuale. Io ho fatto un bilancio. Sono gli episodi decisivi. Sì, il fallo da rigore, l'ammonizione netto. Cioè la partita è chiusa da Pucino. Inizia in salita. Dove vai? Come entri così lì? E questo è l'errore individuale di Pesoli dopo 60 secondi. Poi c'è la realizzazione di Rosina che abbiamo già visto. Male, Andiamo al pareggio del Pescara, quindi Moviola 2 con questa splendida rete di Melchiorre che si gira che e con il sinistro grazie beffa il portiere Anania. Ecco, è commentiamo invece il primo episodio che ha visto penalizzato il Pescara per questo fallo di mani di Monzola. Andiamo a Moviola numero 3, eravamo sull'1-1, primo fallo di mani in area su Politano. Ma non si discute, rigore. Siamo tutti d'accordo, qui c'è qualcuno proprio perché sta cadendo. E adesso datemi questo rigore, allora, come si mette la partita sul 2-1? È il rigore netto. Dopo devono correre loro. Questi episodi, e l'ha detto anche Baroni, non devono rappresentare un alibi per la squadra. Io l'ho apprezzato, è solo la cronaca di quanto è avvenuto a Catania. Questo è il primo episodio, il fallo di mano di Monzoni. Andiamo al moviola numero 4, il gol di Calaiò. Ecco che Calaiò scende sulla sinistra, va a vuoto Pesoli, il tiro. Allora, tu guarda la progressione. C'è guarda la progressione. Bravissimo. C'è Appelt che si perde l'uomo e lo fa andare. Non l'ho preso. Però è Pesoli che esce fuori tempo. Siamo d'accordo. Guarda, cioè quello da Pesoli non allora, allora, no, ma gli errori sono recuperabili. Paolo ha ragione, gli errori sono recuperabili. Sono recuperabili. Poi sbaglia il centrocampo. Il meno colpevole è il portiere. Però guardate come rimbalza la palla. Sì, guarda, ma se noi rivediamo tutti i gol del Pescara, a parte gli errori individuali, quelli col Bologna,
con questi centrocampisti che avanzano, nessuno li presi. I difensori che sono lenti e non escono, i centrocampisti che stanno schiacciati verso l'attacco e continuano a prendere gol. Allora è un problema dei centrocampisti? Sicuramente, o no? Sicuramente va. Però adesso su Fiorillo le versioni sono diverse, perché molti oggi hanno dato grosse responsabilità al portiere. Assolutamente no. Libri al centrocampo con Nielsen e Bjarnason, non mi ricordo, hanno giocato. Però adesso andiamo, seguiamo il discorso su Fiorillo. Il portiere è responsabile, secondo te, Francesco? Certamente no, è il meno colpevole. Rivediamolo ancora. Anche se poi no, lui magari le può intervenire, però... Ma riguardate, ripeto, la palla, scusa, la palla, è il miracolo due volte su Calaiò? Sì, Piano, non mi sciami i discorsi, però. Qua? In questo episodio io di dare tutte le colpe al portiere, non me la sento, non perché la palla... Non tutte le colpe. Ha delle colpe? Beh, può avere delle colpe, perché anche se la palla rimbalza il portiere può intervenire. Però guarda lì la palla adesso. Guarda che rimbalza, fa la palla proprio sulla linea bianca. Guardate che fa la palla di porta. Che Tagliani volevi dire qualcosa? Può aver ingannato il portiere, ecco. Concorso di colpe. Una palla complicata. Però due interventi decisivi. Un gol di questo genere non sarebbe il portiere della nazionale, insomma. Cioè allora, è colpevole il portiere, non è la prima volta. La palla complicata, secondo te, anche a Cittadella non è che abbia giocato molto bene. Che c'entra Cittadella? C'hanno un altro portiere. A colpe su questo gol, Federico, secondo te? Come? Sì, a colpe. Almeno al 50%. Perché si fermano i difensori? Scusate, stiamo scherzando. No, allora, mi dite in questa stagione, perché poi se no diciamo le cose per dirle così, mi dite quali sono i gol presi dal Pescara in cui c'è una responsabilità esplicita diretta di Fiorillo? Ditemi sui gol subiti, quanti gol possiamo attribuire come colpa? Questa è la domanda che ci ha fatto. No, su questo gol se no, va bene, no, siccome si dice Fiorillo è stato tra i più. Episodi. Federico l'ha detto, a me non anche su qualcun altro sta responsabilità. Anche cioè sui gol del Bologna che tirano da 30 metri senza... Andiamo all'ultimo episodio, fallo di Spolli su Melchiorri. Sì, Enrico, allora è finito il primo tempo a Lanciano, sì. Virtus avanti 1-0, gol di Cerri, gol annullato a Thiam per il Lanciano e traversa del Bari con Defendi. Ah, finale di primo tempo vivace. Finale di primo tempo, poi se vuoi abbiamo un altro paio di messaggi da leggere. Sì, no, tra poco sentiamo Alessio se ha qualche ospite in cabina stampa. Vediamo l'ultimo episodio della Moviola, il rigore su Melchiorre, il fallo di Spolli. E qui eravamo sempre sul 2-1, ecco Melchiorre che sta saltando di testa davanti al portiere. Che dice Francesco? È il rigore. Beh, allora questo Spolli ha fatto un sì, sacco di falli. Qui, ma le attenuanti, sono generiche, Francesco. Ma ho esordito dicendo due rigori. Cosa sì, si ma non può è la fare? Prima volta, perché attenzione, si caccia l'allenatore. No, c'era un'espulsione in questa prima. Trasmissione per anni, sì. Ci abbiamo detto non attacchiamoci agli episodi. Adesso stiamo facendo solo mezz'ora sugli episodi. Solo mezz'ora. Aspetta. Intanto sono 5 minuti. Non stiamo parlando di episodi, ma stiamo parlando di condotta. Benissimo. Di gara. Benissimo, allora, condotta di gara, sono gioca, ripartito. Se una squadra gioca e in più gli episodi sono sfavorevoli, facciamo a capirci, se ha ragione Paolo, episodi, la mia correttezza sta, sono ripartito, ho esordito dicendo riparto dal palo al 97esimo. Quando ti dice male, ti dice male, perché 2-2, e ripeto le stesse parole, c'è la registrazione a mezzanotte, stanotte se la possono rivedere tutti. Staremmo a parlare di un'altra situazione e di un'altra partita. Gli stiamo facendo vedere solo per la cronaca. Pescara non è penalizzato solo da episodi. Parlo di mano di Grillo sabato scorso, si può parlare del rigore su Pasquato. Sarebbe una storia lunghissima. Qui analizziamo. Nel senso che è avuto a favore. Certo. Quindi, ma c'è stato pure un altro episodio oltre al rigore. C'è stato un adesso, fallo da Tergo. Non elenchiamo gli episodi. C'è stato un fallo da Tergo che meritava il cartellino rosso. Il Catania sarebbe rimasto, perché non dimentichiamo l'aspetto ambientale. I tifosi del Catania erano tutt'altro che contenti di sostenere la squadra e già sull'1-1 rumoreggiavano. Se ti dà quel rigore, Francesco, Catania, un arbitro che cose, si chiama Gelsini, Catania. Gli altri anni si criticavano gli allenatori, si parlava di esoneri, ma le cose andavano male sotto un altro aspetto, profilo del gioco. Questa è una squadra viva. Infatti, quando ho interrotto D'Urso, ho detto: non sono per l'esonero di Baroni.
però mi dovete spiegare che cosa, allora qualcuno mi deve spiegare che cosa sta succedendo. E lì ho ricordato quello che ha detto Enrico, per molto meno. Oh, sei partito tre. Vabbè, l'anno scorso Immobile a questo punto aveva due punti, ha fatti playoff alla fine. Adesso volevo un'altra cosa. Perché quando Marino l'anno scorso è stato fatto andare avanti, ancora avanti, ancora avanti, e poi è stato esonerato, ma noi abbiamo perso tanti punti. Oggi qualcuno ha raccontato, qualche tempo fa ho letto qualche intervista, che c'erano grandi problemi di spogliatoio ai tempi di Marino. Allora delle due l'una, o si va troppo presto o si va troppo tardi. L'anno scorso abbiamo fatto troppo tardi. L'anno scorso tutti hanno cominciato a criticare, giustamente. Poi però la squadra non rispondeva come, Marino non era come questo. Ma non stava andando così male, l'anno di Stroppa. Ma vogliamo tornare così bene. Ma infatti l'unica come la squadra di Ma infatti l'unica attenuante è quella. Però se una squadra gioca bene e va costantemente in determinati momenti in affanno, i singoli. Gaetano, forza, deve essere Barone a evitare, non so, aveva esordito, sta facendo una lista di cose, mica è facile rispondere a quello che dice. Siamo in una situazione strana, se ne esce con una situazione di questo genere, se ne esce con molta intelligenza, con molta pazienza e con molta, questo è come la penso io. Sono d'accordo. Il modo l'anno scorso a questo punto aveva due punti, poi è andato a fare i playoff. Ma quelli che sono saliti in A a questo punto erano quasi tra la metà e le altre tre, Bologna, Livorno e Catania, a quello che ho visto sono tre squadre di mezza tavola che godono di una certa considerazione. Allora, messaggi Livorno, ce ne sono diversi, possiamo andare Enrico con il primo, con Lentella o si vince o via Baroni, dice questo tifoso. E poi ancora, l'anno scorso il punto forte del Lanciano di Baroni era la difesa, il Pescara di Baroni prende gol a Grappoli, perché? Scrive Antonio. Vediamo un altro messaggio, Pogba, quello è il fratello del giocatore della Juve? E poi vediamo un ultimo per quest'altra tranche. Vediamo un interrogativo, è il fratello, sì. Vorrei conoscere se gli sportivi pescaresi apprezzano Baroni come allenatore, se sì, fatevi sentire. Ok, Enrico. Allora, andiamo alla reazione di Forza Pescara. Lanciano non prendeva gol perché evidentemente i giocatori dell'anno scorso erano più bravi come difensori, forse come centrocampisti, di quelli del Pescara. Era più coperto il Lanciano l'anno scorso. Qual è il tenore invece degli utenti di Forza Pescara.com, Valerio De Carolis? Sì, Enrico, hanno iniziato a commentare, dicono soprattutto la loro, come per esempio Andrea Bassano, che dice che secondo lui quest'anno i tifosi del Lanciano, la squadra del Lanciano ci passerà ancora avanti in classifica. RF invece fa una riflessione: quando ci si accorgerà che il vero artefice delle fortune fraentane non erano né Baroni né Gautieri, ma il loro grande direttore sportivo Luca Leone? Di Luca Leone siamo pienamente d'accordo tutti quanti, però adesso non facciamo adesso analogie tra il Barone di Lanciano e il Barone di Pescara. Diciamo due cose. Sì. Pogba è tanto vituperato fino a questo punto, è quello che ha fatto l'assist di testa, la spezzata su Pasquato, ha giocato 10 minuti, però ha messo l'assist decisivo. Poi voglio dire, io sono tra quelli che stimano Baroni, credo che abbia fatto un buon lavoro, vedremo adesso se sarà capace, come dice Federico, di dare continuità. Ma adesso è difficile giocare in queste condizioni. Allora, c'è adesso già Cristoforo da Lanciano? La linea telefonica, Enrico. Allora, andiamo a sentire però Baroni cosa ha detto a fine partita, in attesa di collegarci con lo stadio Biondi di Lanciano. Un piccolo brano dell'intervista di ieri sera di Marco Baroni. Sì, in questo momento con la nostra situazione di classifica analizzare ancora una buona prestazione senza un risultato è difficile, però ripeto, come ho già detto, non voglio stare qui a cercare alibi, dobbiamo assolutamente venire fuori da questa situazione, io credo che la squadra abbia i valori morali per far questo, non dobbiamo assolutamente cedere e quindi io sono fermamente convinto che dobbiamo venire fuori. Ho solamente voluto andare io perché sono io responsabile della squadra, mettere davanti a tutti i miei ragazzi a dire che noi ci siamo, che non molliamo niente e in questo momento mi sembrava doveroso fare questo atto, ma principalmente
per questi ragazzi che hanno fatto tanti chilometri per sostenerci, per magari speravano e anche noi speravamo in un risultato diverso, però era importante che ci vedessero anche nelle difficoltà compatti tutti. Ora 22:35 minuti, abbiamo sentito Baroni, tra poco commenteremo le sue dichiarazioni, ma ci trasferiamo allo stadio Biondi di Lanciano, dove c'è Alessio Giancristoforo per il commento a questo primo tempo. In un minuto, Alessio. Sì, Enrico, sta per iniziare in realtà la seconda frazione di gioco. Infatti Mercure di Ravenna si sincera su tutte le, sono tutto a posto le cose in campo, e proprio così fra qualche istante ci sarà il fischio che aprirà le ostilità in questa seconda frazione di gioco, sempre 1-0. Ecco, proprio in questo momento il Lanciano riparte, ha battuto proprio la palla d'avvio di questa seconda frazione di gioco. Ricordiamo il parziale sempre 1-0 per la Virtus Lanciano, una Virtus Lanciano che sta sfruttando tantissimo il gioco sulle corsie laterali sia di Piam che dello stesso Davide Leonardo Gatto, ispirato in diverse circostanze. Un Bari nervoso, e infatti i tre cartellini rimediati proprio dalla squadra di Davis Mangia significano qualcosa, invece sul taccuino dell'arbitro ravennato è finito per quanto concerne i colori rossoneri solo Mame Baba Piam. Si gioca, attenzione, seguiamo questa azione molto pericolosa da parte del Bari, mi sembra con il numero... Grazie Alessio, ci sentiamo più tardi allo stadio Biondi. Vediamo la classifica aggiornata dopo il primo tempo di Lanciano e Bari, con la squadra rossonera che ovviamente fa un bel balzo in avanti. Ecco il Lanciano che sale a quota 9 ed il Bari che resterebbe a quota 7. Certo, vedendo questa classifica poi gli occhi vanno sempre in fondo, dove c'è il Pescara. Chiudiamo il discorso Catania, perché poi facciamo un discorso più generale, con l'intervista che ha rilasciato a fine partita il centrocampista Guana, il giocatore più esperto della squadra di Baroni. Eccolo negli spogliatoi di Catania. Guardando la classifica ovviamente siamo ultimi, però la cosa importante, la cosa positiva è che la squadra è venuta qui a Catania in un campo molto difficile a cercare di fare il proprio gioco, in quello in cui crediamo, in quello in cui stiamo lavorando noi gli ultimi arrivati da 20 giorni, e credo che solo così riusciremo ad uscire alla grande da questa situazione, perché secondo me partita dopo partita stiamo migliorando e stiamo lavorando appunto per limare gli errori che in questo momento paghiamo a caro prezzo, però direi che la squadra c'è, è viva, e il fatto che su ogni campo, a maggior ragione su un campo difficile come il Catania, venga qui a cercare di fare il proprio gioco sia una cosa importante. Ma innanzitutto penso che tutta la squadra ci teniamo a ringraziarli, perché sappiamo che fare un viaggio così lungo da Pescara a Catania sia una cosa veramente importante e difficile da parte loro. Sono venuti in tantissimi e siamo veramente dispiaciuti per non essere riusciti a regalargli la vittoria, perché direi che la prestazione della squadra c'è stata, è stato bello secondo me alla fine in un momento difficile come questo andare dai tifosi a ringraziarli e loro insomma farci sapere che sono con noi, e credo che in questo momento difficile sia il momento importante, quello vero, poi che dove si dice si vedono gli uomini veri, e quindi noi dobbiamo cercare di continuare a lavorare come abbiamo fatto, come quello che ci dice il mister tutti i giorni, crederci ancora di più, perché possiamo, ne usciremo alla grande. Allora, abbiamo sentito anche Guana sul momento della squadra. Beh, lui ovviamente dice di stare tranquilli, però c'è il primo spazio dedicato alle telefonate da casa, mi dicono dalla regia. Pronto TV6? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Ciao Enrico, sono Mario. Buonasera Mario, da Pescara, sì. Sì, sì, senti, a me mi sembra proprio, cioè non so come definire, io Paolo De Carolis lo conosco, ma questi ultimi due anni non lo so dove voglio andare a parare. C'è Paolo De Carolis? Sì. Sì, sì, Paolo De Carolis, che rispetto, per carità. Chiedo scusa Mario, invito Maurizio Laguia ad alzare un po' il volume in sala perché ascoltiamo basso. Prego Mario. Sì. Dico, non capisco dove vuole andare a parlare Paolo De Carolis in questi due anni, che praticamente abbiamo fatto l'anno scorso letteralmente schifo,
quest'anno, dopo 6 partite, avere una media di mezzo punto a partita. Sì, inquadriamo Paolo De Carolis, un invito a Maurizio da qui, perché altrimenti restiamo sul generico. Cioè, la squadra fa schifo, è inutile girarci attorno. Adesso, se la colpa è di Baroni, se la colpa è dei direttori, se la colpa è dei giocatori, se la colpa è della società, io non lo so. Io non faccio il tecnico, io faccio il tifoso, ma posso solo dire che nel 2014 in campionato abbiamo vinto solo 4 volte. Se vi sembra una cosa normale, se parlare degli arbitri, degli episodi, dei pali, cioè non lo so, abbiamo vinto 4 volte. Adesso, cioè, Mario, andiamo alla domanda, perché c'è spazio anche per altri. Sì, no, la domanda è questa, che spiegasse chiaramente dove vuole andare a parare, cosa vuole dire De Carolis, tutto qua sì. Io non capisco. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, Mario. Allora, che lui non capisca è un problema suo, non mio. Io ho detto chiaramente, penso in un italiano anche abbastanza comprensibile, che questo Pescara, non l'ho detto io, l'hai detto pure tu, l'hanno detto tutti gli addetti ai lavori, l'hanno detto ieri i giocatori, l'ha detto Calaiò, l'hanno detto i cosiddetti esperti, che questo Pescara, anche se a tratti in modo intermittente gioca un buon calcio, poi che non ottenga risultati non lo devo dire io, lo dice la classifica, però è innegabile che questo Pescara, almeno sotto l'aspetto della vivacità della reazione, è un Pescara diverso rispetto a quello dell'anno scorso, che sembrava non avere grandi, non mi sono appellato assolutamente a questioni di arbitri, probabilmente non ha seguito bene quello che ho detto. D'accordo, allora un'altra telefonata e poi andiamo in pubblicità perché siamo già in ritardo. Pronto TV6? Pronto? Allora, vediamo se c'è qualche novità dalla regia, cerchiamo di accelerare un po' i tempi. Pronto TV6? Allora, il messaggio. Chi decide di far giocare Pesoli? Baroni, allora per 4 partite di fila colpevole. Ardedici Bocchetti. Sì, sulla scelta di Pesoli siamo tutti d'accordo, è uno degli errori che vengono appunto imputati. Ma io non lo voglio neanche colpevolizzare. Cioè, basta dire. Colpevolizzare, siamo tutti vicini alla squadra, vedrete che i risultati verranno, dato che il Pescara gioca un buon calcio, forza Pescara. Andiamo. No, vabbè, poi ognuno ha un pensiero diverso. Tutto, no? Li sto leggendo io, Andrea, perché non ti sento, altrimenti vuoi andare avanti tu? Ma a cosa ci stiamo attaccando? Alla sfortuna? È inutile che facciamo un bel gioco e poi non concludiamo né secondo tempo, l'unico tiro in porta lo abbiamo preso al 97esimo. C'è un messaggio completamente diverso. Sì, ma è un messaggio sbagliato, perché non è vero, non è vero che è stato fatto un solo tiro. Non ho detto che è indovinato. Leggiamo anche questo senza gravissimi autori. Ieri a Luna Zeman doveva essere cacciato e Mazzarri era un fenomeno. Stamattina Zeman ha fatto i danni degli arbitri. Andiamo alla telefonata. E poi pubblicità. Spero che non sia sempre così. La linea, Enrico. D'accordo, allora andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra qualche istante, a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Notti d'Oro, nuovo punto vendita a Montesilvano in Corso Umberto 271, con oltre 1000 metri quadri di sale espositive. Negozio specializzato in biancheria per la casa, per la tavola, spugne, pigiameria e vestaglieria. Le più belle collezioni di Blue Marine, Cavalli, Fazzini, Zucchi, Gabel, Caleppi, piumini Downstep per le occasioni più eleganti e le necessità quotidiane. Assortimento e prezzi da ingrosso. Ampia scelta di letti e materassi. Notti d'Oro, Corso Umberto 271 a Montesilvano. Biancheria e materassi per sognare. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 21:50 minuti, è difficile gestire stasera lo studio, mi rendo conto, un po' tutti gli umori di chi ci segue da casa, dai social network. C'è una telefonata però in attesa, pronto TV6, chiedo scusa perché eravamo prima della pubblicità a dare la linea. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto Enrico? Ciao Enrico, sono Maurizio. Buonasera Maurizio, prego. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, l'anno scorso tutti a dire fuori senatori, vogliamo giovani che hanno fame. L'anno scorso tutti a dire che a Lanciano c'era un mister, Baroni, capace, lavoratore, motivatore. Adesso è da esonerare. Secondo me c'è da dire, bisogna dire le cose come stanno. La squadra è stata completamente rinnovata. Lo spogliatoio rappresenta il 60% dei risultati di questo sport e il mister, oltre che capace, ha la squadra con lui. Non si possono fare processi alla stessa partita perché poi si rischia di essere smentiti. Io invece dico di aspettare e continuare a tifare. Forza Pescara! Bene, grazie Maurizio. Una telefonata diversa dalla precedente, questo è lo spaccato della calcio, tifoseria. No? D'altronde Maurizio, tutti Maurizio, gli umori sono tutti sappiamo che vuole bene a Pescara, no? Poi c'è chi ha delle idee,
le esprime in maniera corretta sicuramente, chi ne ha altre, però qui siamo per... Enrico, se il Pescara vince come ci auguriamo tutti, con l'Entella, giocando bene, abbiamo giocando male, dimenticato già del Bari. No, dimenticato tutto, no? Perché attenzione, poi tra Enrico, Andrea da Lanciano. Pareggio del Bari su azione d'angolo, il gol segnato da De Luca, quindi Virtus Lanciano 1, Bari 1, gol segnato al quindicesimo della ripresa da De Luca. Già la classifica vincendo con l'Entella prenderebbe un aspetto diverso e potrebbe essere incoraggiante per le altre partite. Non quindi è la prima volta. Tutte quelle note, aspetta, che hai elencato prima. Tutte quelle note sono sarebbero perfette. Cancellate. No, che cancellate. Non sei chiamato Francesco per dire queste cose, però, secondo me. Come? Tu, Francesco, tu, Paolo, tu, Vedano, non siete chiamati qui per dire giustamente quello che ha detto Maurizio, perché è corretto. Quello che dice Maurizio penso che tutti lo pensano. Però in questo momento tu sei chiamato a dire altre cose, credo. Infatti fino adesso abbiamo detto sennò, altre cose, giustamente da buon tifoso, Maurizio. Ma ci mancherebbe, dice, aspettiamo, auguriamoci, diamo una mano. Tutti, ma ripeto, ho interpretato il suo pensiero e ho dato seguito al pensiero di Maurizio. Ma io penso che nessuno vince, abbia messo in discussione l'allenatore a sto punto. No, infatti non è questione di allenatore. Infatti nessuno, ma io mi sembra di aver detto però, chiaramente, non sono per le Baroni, però sono troppi gli aspetti negativi che a me preoccupano. A questo punto bisogna vedere che cosa fare. Mazzone, quando si trovava in questa situazione, mi diceva sempre, dicevo, pazienza, bisogna stare insieme ai giocatori dalla mattina alla sera, vedere che pensano, vedere che fanno. Piano piano ne esci fuori e ne è uscito quasi sempre fuori. Tranne che a Pescara. Forse lo sai, però a Pescara l'avete cacciato. Il ricordo dello scorso anno crea più rumore in questa città, perché lo scorso anno si è aspettato molto, come diceva prima Ivano, su Marino. E vorrei ricordare, probabilmente qualcuno. Ma Marino è lungo tutti con il precampionato. Aspetto negativo, scusami, un aspetto negativo dell'anno scorso che ha messo in risalto Ivano, e lo metto ancora di più in risalto, per quello lo ricordo, perché l'anno scorso una storia completamente diversa. Sì, però si è aspettato la fiducia, tutto il resto, ma la squadra come non poi dopo fermati, la fermati, non reagito, fermati, però. Fermati, che bisogna qui capire le ragioni, questo per è un cui si aspetta o sì, le e dopo però per cui non si aspetta, brava, mesi dopo si viene a dire lo spogliatoio era spaccato. Domanda, chiedo scusa, quando l'avete saputo, l'avete saputo l'anno scorso che lo spogliatoio era spaccato? Dopo tre mesi o durante la stagione? Perché e allora no, era stato un errore dare fiducia a Marino. Scusa un momento. Adesso e con questo non sto dicendo sarà spaccato. Io non lo frequento. Non sto dicendo che ma è un errore non dare fiducia a Baroni. No, dopo Ivano, un mese però adesso spacca, stiamo facendo un po' di venire confusione, perché sono due storie diverse, non quella di Marino due e quella di Baroni. Se si è saputo che lo spogliatoio era staccato, sicuramente quando dopo, non arrivano i risultati è la stessa storia. Attenzione, era il segreto di Pulcinella, perché non è che bisogna sì, essere però, ipocriti. Una società che comunque vige, Marino aveva litigato con Pelizzotto. Ma l'ha telefonato, comunque Marino aveva telefonato da Orgoso, non parliamo, no, io voglio dire una cosa. Oggi ho visto fare una partita perché dobbiamo anche analizzare altri aspetti, perché io sono d'accordo sul fatto che Baroni oggi probabilmente paga colpe anche non sue, perché le sue secondo me io l'ho detto, quali sono, non ho problema a ricordarle, cioè che sono legate a un modulo che insomma, ostinatamente lui sta proponendo, quando invece con questo tipo di organico, con questo tipo di assenze, lui secondo me non dovrebbe un attimino modificarlo secondo il mio punto di vista, perché rimane un Pescara bellino, caruccio, che gioca in quel modulo a tre quarti, ma poi va a stringere, ha fatto tre punti, quindi le chiacchiere stanno a zero, probabilmente lui qualcosa deve modificare secondo il mio punto di vista. Organico, la contraddizione dove sta? La condizione sta in Schiavi, perché Schiavi era un giocatore assolutamente di grandissimo rendimento, lo scorso anno l'ha dimostrato e credo che con un piccolo sacrificio poteva arrivare a Pescara. Non è rimasto, è arrivato Pesoli. Il risultato è questo. La contraddizione dove sta? Sforzini. Sforzini, al di là di tutto quello che è successo in due anni, tu arrivi all'ultimo anno di contratto, che si andrà a svincolare, no, lo dai via, paghi un parte dello stipendio. Oggi Melchiori, probabilmente da ignorante ve lo dico, Melchiori con Sforzini sarebbe ancora più forte di quello che stiamo vedendo, con un attaccante vabbè, alla Sforzini. Maniera che più o meno è la stessa cosa. Uguale a Sforzini, tale e quale. Uguale. No, non è bravo. Vabbè, comunque, sempre a livello di organico, secondo il mio punto di vista, ripeto, quello diceva il telespettatore è giusto, cioè è un organico troppo rivoluzionato. Però Ivan, dalle tue valutazioni, allora cambia il giudizio sulla campagna trasferimenti, perché quando è terminata, credo che un po' tutti riteniamo questa squadra nuovi, competitiva,
questo in ogni ruolo. Ma sui nuovi, no, adesso non per colpa. Sì, no. Non è che qualcuno rimpiange. Però se parliamo tutti, i microfoni sono sempre aperti, cerchiamo di dare uno. Qualcuno che rimpiangeva Sforzini, io non l'ho trovato in questa città. Adesso, dopo qualche partita, ha fatto gol e quindi si rimpiange. Ma no, è una valutazione un po' diversa, Enrico, insomma, su quella pure Sforzini. Ma è diversa. Se io devo dare un giocatore, sarà l'area di Pescara, ma Sforzini Ragusa ha fatto tre gol. Sansovini ha fatto quattro. Io su Sforzini faccio una valutazione un po' diversa. È chiaro che non è che stiamo mantenendo un giocatore che ha fatto faville, tutto il contrario, ha dato grandi difficoltà alla squadra e alla società. Alla società dal punto di vista economico, alla squadra perché non ha reso poi quello è normale che se tu però l'ultimo ma l'ultimo anno ma via, l'ultimo anno di contratto no lo dai via e gli paghi anche parte di ingaggio, questo che credo che sia abbastanza però su una risoluzione che c'è stata per non avere un attaccante, perché oggi probabilmente Melchiorre che sta facendo lo stravedere in questo momento, ma oggi Pescara paga l'assenza di un attaccante vero, cioè un classico giocatore d'area non ce l'ha. Maniero non è più un attaccante vero. Ma è normale che in una rivoluzione Maniero gli ha messo la fascia da capitano, gli ha dato il 9 sulle spalle, non come numero ma come titolarità del ruolo. È troppa responsabilità per un giocatore che non ha mai avuto questo tipo di Gaetano, e dopo vengo da te, Francesco. Io fino adesso non ero preoccupato, ho visto giocare. Poi lo giocavo perché avevo giocato bene, però mo mi sono preoccupato quando sentì da lui che diceva carino, bellino, Serie B, carino, bellino, non vai da nessuna parte con carino e bellino. Però Barone ha detto noi non ci possiamo snaturare, che siamo squadre. Allora adesso non mi preoccupare, se non metti mano alla difesa, ha dei problemi. Francesco e poi Paolo. No, mi aggancio a quello che hai detto tu, è vero, tutti l'abbiamo detto la sera della chiusura del calcio mercato, quando stavamo qui nei giorni precedenti. La cosa mi preoccupa ancora, più si va avanti, più parlando di episodi, li metti insieme, mi preoccupa ancora di più, perché se è vero come è vero, facciamo come l'anno scorso. Faccio una domanda, è normale che Ragusa, che tu hai la compartecipazione, gioca una squadra della tua stessa categoria? Vabbè, è normale? Quello è tornato al Genoa, ci sono gli accordi tra le società. Io la metà del mio giocatore, io come dice Federico? Non credo che Ragusa mi parli, abbia detto a Pescara non ci voglio stare, voglio giocare a Genova, allora vado. È andata sì, ma fammi finire però. Non interessa. Io la storia non la so tutta, no, quindi manca qualche passaggio. Uno che dice a Pescara non ci voglio giocare, io lo calcio via, pedate nel sedere. Siccome lui voleva andare, non voleva tornare a Pescara, voleva andare a Bologna, allora il Pescara, che ha la compartecipazione, ha detto... a una mia diretta concorrente alla promozione non ti mando, siccome il Vicenza aveva fatto all'ultimo momento la campagna acquisti con la riapertura della lista, gli ha detto tu hai una sola possibilità, o vieni a Pescara o vai a Vicenza, se no resti a Genova. Il Genova non lo voleva. Allora, Ivano, questo la molto velocemente, tutti hanno detto che la campagna acquisti del Pescara è stata una campagna acquisti super bene, e allora perché siamo ultimi? Adesso ricominciamo perché non va. Ma dillo tu, scusa, tu fai le domande e date le risposte. No, non sta scritto che devo dare le risposte. Ma scusa, almeno faccio pure domande. Voi fate poesia. Non faccio le domande che ci fate. Voi continuate a fare le domande. Francesco, allora. Scusa, io devo rispondere. Fai una domanda e ti dai una risposta. Datti una risposta. Ma che fai l'interrogazione? Fai l'interrogazione. La risposta te l'ho data quattro trasmissioni fa. Quattro partite fa, non è detto che 11, 15 o 20 giocatori bravi messi insieme fanno una squadra. Questo è vero. E allora se siamo d'accordo ci sono degli errori a monte. Quali sono? Però stasera in trasmissione... Aver preso questi giocatori è talmente semplice, aver preso senza fare nulla. Ha una risposta. Però stasera in trasmissione ci sono due di Francesco. Dimmi. Certe volte sono d'accordo, certe volte c'è una trasmissione, siamo arrampicando sugli specchi, sugli non arrampicatevi, cioè ci abbiamo degli elementi sabato vinciamo 3-0 rispetto alla mia conoscenza, è logico che può cambiare tutto, l'allenatore
la canea che non la facciamo scatenare, vogliamo accontentare tutti, compromesso non paga. Allora diciamo le cose come... Io all'inizio esordì dicendo bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, mi consolo pensando che deve rientrare Solomon, che dice che è un giocatore che è un giocatore buonissimo, ce ne sono diversi, sono tre giocatori infortunati, mi consola vedendo le certe disfunzioni difensive. Sono preoccupato perché in difesa obiettivamente sono delle disfunzioni che però avendo un allenatore ci metterà mano o no. Ma scusa, passa. Gol subiti quanti sono? 10 fatti? 7. Ma di che stiamo parlando? I numeri parlano, cioè, evidente. Cioè una squadra offensiva che ha un rendimento offensivo di questo genere, probabilmente c'è qualche problema. Se è una squadra. Sì, però allora ma devo il problema ce l'ha questa squadra. Le squadre si fanno con i centrocampi che rinforzano le difese. Il primo allora... problema è che non ha una continuità. Il primo problema, la ma non è da mo' di caso, 3 anni che dura sta storia. Vabbè, perché qua bisogna accontentare, il bel gioco, se no qua si a parlare un'altra volta di Galeone. Qua sono capaci di parlare di Galeone. Vogliono il bel gioco, vogliono i risultati. Quest'anno fortunatamente non si è partito con la Serie A. L'anno scorso era partito che bisognava andare in Serie A. Vabbè, quest'anno comunque questa squadra... Federico, tu devi rispondere a Francesco perché gli hai detto io so risponderti. Lui ha fatto una serie di domande. Mira a una coppa. Che cos'è? Che lui vuole dire è l'allenatore. L'allenatore. No, gli devi dare. Facciamolo direttamente. La colpa è a Monte. È nella costruzione della squadra. Quindi, poi se le colpe sono di Pavoni, Pavone, Repetto, ma tu l'hai Pavoni, detto adesso. Giannascoli, Sebastiani, non lo so perché non ci stavo. Ma non lo so chi l'ha scelto il giocatore. E non lo voglio sapere. È un dato di fatto ad ora. Allora, ripeto, dopo vince lui, poi sabato vinci 3-0 Dolendella. Poi dove andiamo? Dopo Lendella vinciamo. Questo fa filo e sono cambiati i discorsi. Vabbè. E aveva ragione Barone, la squadra aveva bisogno di tempo. Oggi stiamo parlando di quello che se si è vinto. La voce vinci sempre. Chiedo scusa. E lì ti posso fare Federico, se quella palla di Pasquale invece di prendere lo spigo interno forse entrava dentro lo stanno... stasera normale, staremmo facendo normale, una trasmissione. Ho detto mezz'ora fa, io comunque Federico. Non avrei fatto lo stesso discorso perché ripeto, questa squadra manca di continuità. C'ha elementi che ogni tanto perdono la bussola e fanno quello che hanno combinato qua e non l'hanno combinato, la difesa non l'ha combinata solo. E c'ha un altro difetto, fatto negativo, che non punta questo qui sempre sugli stessi giocatori. Cioè una squadra, quello che dici tu, per diventare squadra vera... Dico, purtroppo però sta questo è un problema di tutti. Ci stanno gli infortuni, vabbè, però li deve scegliere, deve insistere, anche se sbaglia adesso. Mo voi dite, io non lo so, Pesoli non lo conosco, non l'ho mai incontrato nella mia vita. Ma Pesoli nella prossima partita non giocherà. Mazzari stamattina ha detto che per fare il turnover ha perso 4-1 col Cagliari. Sei soddisfatto di questa risposta a tenerli no, buoni Francesco. Sono cavoli altri. Scusami che da Francesco, sei soddisfatto della risposta di Riccardo? No. Federico. Federico De Carlo, no, c'è una base incoraggiante se vogliamo. Però, come dice Paolo, cioè, alla fine di questa campagna faccio domande, che faccio? Ma non scherzi! Alla fine di questa campagna non scherziamo, io faccio le domande, ho dato le risposte. Alla fine della campagna. E te lo ripeto, l'ho date 4 settimane fa. Non scherziamo, d'accordo con la ricostruzione di Barone. Fermi a oggi, perché se no da pure un'altra parte. Arrivano pure quelli e dici, e vi ricordate quando voi, oggi ne abbiamo, 29. Il 29 settembre criticavate, fra 3 mesi magari, no? Auguriamoci. Adesso il Pescara che sta terzo quindi in classifica, piena fiducia a Barone? Stiamo parlando di quello che è successo fino ad oggi. Piena fiducia a Barone? Sì, sì, fiducia. L'ho detto un'ora fa. Un'altra domanda la posso fare io? State zitto, stasera restiamo qui, certo. Ci rivediamo subito alla che voi o lo state a fare apposta. L'altra domanda gliela faccio io. Sempre che mi incazzo, che mi agito, mentre a me non me ne frega niente. Ma l'ho detto 20 minuti fa, mezz'ora fa. Che c'entra Barone? Mi dice di che la cosa è solo di Barone. Federica ha detto si legge. Posso fare una domanda? Ma quello non l'ha letto lui. Tu hai fatto la domanda a lui. Paolo De Carlo. Tu hai fatto la domanda a lui, piena fiducia a Barone. Piena fiducia, ripeto, Pavone.
Sì, è logico, dice, ormai hanno sbagliato tutti a prendere i giocatori. Lo devi venire su per me. Ma di chi è sta colpa? Che cosa? Come di chi è la colpa? Se che siamo poi, terzi, una mattina, ma se siamo terzi. Ma se siamo terzi. Ma se siamo anni fa, ma tu ti venissi a pensare. Scusi, una volta uno disse che volevo fare Lucoso e qualcosa, ma sì, io ti dico cosa. Fai colazione con pane e botte. Domani, hai tre punti. Hai detto che questo momento mi fai fare oggi dico che la squadra è stata. A oggi la squadra. Non vuoi risposte, non sai cosa stiamo a chiedere. Se già l'hai chiesto. No, se oggi hai tre punti e sei in questa situazione critica, una responsabilità ci sarà. L'allenatore non è. Come non è? Chi è che non è? Ho detto che non vai esonerato. Cosa hai risposto? Ho detto che non vai esonerato. Ha detto lui che l'italiano è una lingua difficile. Scusi. Non sei capito. I fici Luca Fone, 27 brighe. Allora, l'allenatore ha una. Quanto c'ha di responsabilità? 15%. Ma non lo so, che ne so, che c'è fare? So fare le percentuali. Usciamo però. Usciamo ad oggi i risultati mi dicono. Sì, ma ne parla sempre tu. Federico, voglio dirti che all'indomani, cioè la notte della conclusione della campagna acquisti, non c'era un solo pescarese, un solo tecnico, non abbia applaudito la società. Tutti, quello che tutti, ha fatto. Pure io. Applaudendo la società aveva applaudito. Allora, anche dategli un po' di tempo. Aveva applaudito e anche cosa allora, significa? La provocazione del settore tecnico a questo punto, ufficialmente, evidentemente. Non è che l'errore più grosso sia stato quello di scegliere i Baroni? Può anche darsi, però dobbiamo verificarlo questo, perché questo qui a Lanciano ha fatto bene. Non vedo per quale motivo, che cambiamento ci può essere tra Pescara e Lanciano. Forse ha avuto dei giocatori migliori questo qua. Vediamo. È stato anche realtà, oggi un tormentone di sono tifosi. Due realtà diverse, Baroni probabilmente ha ottimizzato molto il materiale umano che va a Lanciano. Per quel tipo di. A prescindere da Lanciano. Ma io ad oggi non riesco a dare una valutazione completa su Baroni, perché comunque, ripeto, i risultati in questo senso sono contro Baroni di lui. Anche alcune sfumature tattiche a me non mi fanno impazzire anche sulla scelta degli uomini. Però se parla di sei partite, probabilmente lui è un allenatore che ha scienza e coscienza e si saprà ravvedere su quello che sta facendo. Io all'allenatore non mi sento di dare se non le colpe fisiologiche che. Rimediabili. Sì, sono rimediabili, okay. Sono tre punti in classifica. Idem. E Francesco pure, no? O no? Devo rispondere per forza. Ho già detto tre volte. Diversa. La scelta iniziale di puntare su Baroni. Ah no, la scelta iniziale non è stato un errore, ci mancherebbe. Okay. Baroni l'avevamo visto qui, l'avevamo tenuto vicino casa, quindi no, si sapeva che carattere aveva, come lavorava, come non lavorava. Allora, poi è anche la conferma, Andrea, è anche la conferma che l'allenatore è bravo. Grazie, se non ha determinati giocatori. Allora Enrico, intanto a Lanciano siamo al 32esimo della ripresa, sempre 1-1. Nel posticipo di Serie A, Lazio in vantaggio a Palermo 1-0. Gol al 45esimo di Giorgic. Abbiamo un'altra tranche di messaggi rapidamente, li andiamo a leggere. Baroni, scusa, per capire che doveva giocare Melchiori, ha dovuto aspettare l'infortunio di Maniero per togliere Pesoli. Che ci dobbiamo aspettare? Che si infortuna? Andiamo avanti. Va bene la brutta partenza, ma perché tutto questo disfattismo? E poi ancora, tre punti in sei partite, addio sogni di gloria, una nuova stagione di sofferenza e speriamo di salvarci. Ecco, a proposito di disfattismo. Ah, poi ancora l'amore della piazza. Retrocedere nell'anno che il Teramo va in B, grazie Sebastiani, ridateci uno Scibiglia. E poi ancora un ultimo messaggio, grande Francesco Di Francesco, ma stasera ti sei messo la cravatta della Lega Nord, un abbraccio Jacopo F, suppongo Forcella, il nostro collega. Bene. Valerio! Dalla redazione di forzapescara.com. Allora sì, si parla soprattutto di, anche di moduli in questo caso. Si è parlato spesso di passare al 3-5-2, ma con quali giocatori chiedono, non ci sono giocatori in grado secondo i nostri tifosi. Poi Flaiano fa anche una piccola statistica, riporta tutto quello che era diciamo, il 2014 e dice ma la colpa è solo degli uomini che scendono in campo o anche degli arbitri. Poi c'è una piccola provocazione da parte di Martel, ad esempio, che dice a questo punto da due anni di andamenti di partite molto strane e da censure il sospetto è che qualcuno si venda le partite. Siamo passati da una squadra e una piazza di perdenti. Poi Va bene, il tifoso poi pensa di tutto, dice di tutto. Andiamo in pubblicità, poi ultima fase, ci sarà la telefonata con Sansovini e vedremo come finirà questo
posticipo del Biondi tra Lanciano e Bari. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Notti d'oro, nuovo punto vendita a Montesilvano in corso Umberto 271, con oltre 1000 metri quadri di sale espositive. Negozio specializzato in biancheria per la casa, per la tavola, spugne, pigiameria e vestaglieria. Le più belle collezioni di Blue Marine, Cavalli, Fazzini, Zucchi, Gabel, Caleppi, Piumini Downstep per le occasioni più eleganti e le necessità quotidiane. Assortimento e prezzi da ingrosso. Ampia scelta di letti e materassi. Notti d'oro, corso Umberto 271 a Montesilvano. Biancheria e materassi per sognare. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour,
Sena ed Eurolines vi augurano un buon viaggio. Ore 22 e 16 minuti, abbiamo circa un quarto d'ora di trasmissione, dobbiamo attendere il finale dallo stadio Biondi di Lanciano. Andrea, ci sono novità da altre parti? Al momento no, mancano poco meno di 5 minuti, 1-1 tra Virtus Lanciano e Bari, nel posticipo di A, sempre vantaggio della Lazio a Palermo 1-0. Alessio Giancristoforo a fine partita. Posso fare una domanda a Francesco? Prego Federico. Francesco, dopo tutto questo dibattito in cui non siamo arrivati a un fine, devi dirci se tu questo allenatore lo stimi o non lo stimi, lo vuoi tenere ancora o lo vuoi cacciare? A domande rispondi. Ho detto 10 non a domande fa. Rispondi. No, non ho detto che oggi non va esonerato Baroni, però Baroni è uno dei colpevoli insieme a Repetto, Pavoni e ad altri nella costruzione di questa squadra che oggi ha 3 punti. Se fra 2 mesi questa squadra avrà 30 punti, perché adesso vincerà 10 partite di seguito, cambiano, è ovvio che cambiano i giudizi. Noi siamo qui a parlare di quello che si è verificato. Io che succede domani? Non lo so, perché se io domani vinco 80 milioni al Superenalotto, anche se... Mi compro, vado insieme a Sebastiani, che posso fare, pure io il dirigente, metto i soldi e tutto quello che vuoi, e poi non mi faccio parlare più. Ma questo è il dittatore, un anno di scorso ho voluto fare una battuta per divertirmi. Non scherziamo, tu no? Te l'ho detto prima, ma voi vi state divertendo, io ho detto che vi faccio divertire. Sono 40 anni che mi diverto seria con le televisioni, nel 74 De Carolis era nato da poco. Il Pescara è una cosa non ho molto problemi. Seria, se per vi volete divertire, divertite. L'ho detto 10 minuti fa, nella chiesa Enrico, che ho detto che non so... Questo discorso che fai tu... Sì. È realistico, no? Però se fra una settimana, se fra 2 partite fai 6 punti, non puoi dire è stato sbagliato tutto da Baroni, da Repetto e da Pavone, altrimenti è facile, una settimana dici hanno sbagliato, dopo ma 15 Enrico, giorni a oggi, dice, dopo 5 giornate, a oggi 3 punti, a oggi, però quello se io ci dico. Credi a, non sì. Ai numeri. No, io lavoro. Ma io, al lavoro è facile analizzare i numeri. Enrico, io al lavoro di Repetto, Pavoni e Baroni ci ho creduto e ci credo. Purtroppo i risultati mi dicono che forse il primo cretino sono io che ci ho creduto. Tutti quanti. E allora che mi volete dire? Oggi valutiamo però, quello. Coerenza ci dice che se fra 15 giorni questa squadra, ce lo vogliamo, riuscirà a fare 6 punti. Sì, e se nelle prossime 2 partite migliori in gambe e Pesoli, ci dovremo ricredere. Vuol dire che Pesoli aveva bisogno di tempo. Sulle prestazioni dei giocatori è un conto. Sul lavoro. Sul lavoro, esatto. Vuol dire che Baroni aveva più bisogno. Oh, ma il calcio cambia così. Oh, in Italia hanno detto che era un deficiente Lippi, che era stato 4 anni prima però campione del mondo. Ma che cazzarola mi state a dire? Inizialmente, di chi è la colpa? Cioè, oggi è difficile individuare. Infatti, l'ho detto colpe, che è difficile no? Di chi è la colpa. Perché poi le colpe sono sempre di tutti, no? Con le rispettive responsabilità, Enrico, sono della società, del tecnico e dei giocatori. No? Allora vuol dire che stasera non no, forse la premessa la cocaina e la cosa dici... non mi sono non so, imbecillito. È passato questo messaggio. No, io non so. A livello di organico, se vogliamo parlare dell'aspetto proprio della scelta di direttore, no? A livello di organico probabilmente il Pescara da qui a 1-2 mesi probabilmente beneficerà di tante cose, perché comunque rientra Brugon, perché rientrerà Memusciai e rientrano giocatori comunque di grande, infatti, di grande, di grande stiamo livello. Dicendo da 1 ora e mezza diamo ma, tempo, aspettiamo e diamo fiducia. In questo momento probabilmente so, dove è perfettibile, dove è migliorabile il Pescara, probabilmente dal punto di vista di gestione tecnica, proprio dal punto di vista di Baroni, ma non perché Baroni adesso ha tutte le colpe, ha le colpe relative a quella che è una squadra che è in difficoltà in questo momento, ripeto, che propone calcio ma a livello concreto poi realizza poco, perché il fatturato è quello, 3 punti, e non è che adesso Repetto, Pavone possono velocizzare il recupero dei giocatori, no, l'organico probabilmente da qui in poi migliorerà, in questo momento è questo, Baroni deve ottimizzare e in questo l'organico. Momento parliamo Paolo, di quello che si vede. Su cosa? Sto riflettendo sulla difficoltà del momento, cioè è difficile non solo fare l'analisi ma tirare anche la sintesi,
perché è talmente strano, no? E cioè, questo è come un problema di matematica. Tu hai tutti dei dati che ti portano ad una soluzione, poi vai a svolgere questo problema e la soluzione non viene, perché in effetti il Pescara, come diceva Federico, ma come abbiamo detto tutti, era considerato dagli addetti ai lavori, dagli esperti, agli allenatori, alla chiusura del calciomercato, la rosa più competitiva. Se io vado a ricontare, per esempio, prima si parlava in difesa. Difesa il Pescara, ma chi Pucino, sta ma infatti Perucci, Provercelli, Frosinone Bologna. Però voglio dire, c'è nell'organico del Pescara, con molte indisponibilità legate alle condizioni di salute di molti, però la rosa del Pescara, a detta di tutti, non a mio parere, a detta di tutti, è tra le più ambiziose e tra le più competitive. Beh, quindi c'è qualcosa che tra quello che il, però Francesco aveva fatto la riflessione, se io prendo 20 Francesco, questo è anche il buon senso, no? Che ti dice, se io prendo 20 buoni giocatori non significa che ho una buona squadra. Ieri sera Zeman alla Domenica Sportiva gli hanno chiesto, che il tuo, ma la Fiorentina, che il tuo amico, Zeman, gioco con dei giocatori scarsi, lei mister non pensa che sia in difficoltà proprio per questo? Il Cagliari. Gli ha detto Zeman, la Fiorentina, vero, tutti i giocatori di una, ma perché dice la Fiorentina? Il Cagliari, perché noi ieri sera gli hanno fatto una domanda su Fiorentina Torino e Zeman, la Fiorentina ha molti giocatori infortunati, sì. Per me, io vado controcorrente, ma i giocatori sono tutti uguali, sia quelli che fuori classe non esistono, fuori classe. Va bene, allora ultimo quindi, giro con il portale, anzi aspettiamo da Valerio perché vorrei mandare in onda la registrazione di Radio California, una trasmissione Cozze e Vongole, dove Paolo De Carolis insieme a Luca Teseo, un altro vostro redattore, Nicola Di Giovanni, hanno intervistato Marco Sansovini in vista di questa partita di sabato con l'Entella. Saranno due gli ex, c'è anche il portiere Pelizzoli e Marco Sansovini, che è sempre amato. Beh, qui a Pescara avuto... vi riproponiamo una piccola parte di questa registrazione telefonica, ringraziando ovviamente Radio California. Paolo, subito al volo, perché questa andrà anche non solo nella replica su .com ma anche in replay di Enrico Rocchi, il saluto di Marco a tutti i tifosi del Pescara che continuano e continuiamo a chiamarti ancora capitano. Io vi ringrazio, veramente è quasi commovente ogni volta che vengo a Pescara, che poi ci torno anche non solo quando devo giocare, anche qualche giorno d'estate, perché proprio mi sono trovato veramente bene, ma sia io che la mia famiglia, è quasi come sentirsi a casa. Un altro ti chiede se vuoi fare il dirigente a Pescara. Mi piacerebbe sicuramente rimanere nel calcio e fare l'allenatore, è una cosa che potrebbe piacermi, infatti già ho conseguito il patentino base per spostarmi un po' avanti, però vedremo, poi le strade, le vie del Signore sono infinite, è chiaro che tornare a far parte poi magari del Pescara in qualche veste sicuramente per me sarebbe una grandissima soddisfazione, una grandissima opportunità soprattutto. Poi Galeuno ti dice: ancora non riesco a capacitarmi della sua cessione, una delle più grandi cavolate mai fatte in sede di calciomercato. Sansovini era da contrattualizzare a vita il giorno dopo la promozione in A, punto e basta, che immenso rammarico. Poi grandissimo capitano, ti vogliamo bene. Io voglio bene a tutti quanti i pescaresi, i tifosi del Pescara, veramente, ripeto, 4 anni che non potranno mai essere cancellati dal mio cuore, mai. Marco, ne approfitto per chiederti una curiosità: quanto ha destabilizzato un po', se posso usare questo termine, il fatto che Zeman poi ha deciso di andare alla Roma e non restare in Serie A a Pescara? Destabilizzò per quanto riguarda cosa? Beh, un po' alcune scelte di chi doveva restare, di chi voleva poi giocarsela a Pescara questa Serie A, trasferimenti vari, insomma ha cambiato un po' le carte. Ma in tavola forse qualcosina ha inciso, forse il mister fosse rimasto a Pescara sarebbe stato un incentivo magari per i giocatori che già avevano fatto la Serie A e potevano vedere Pescara come un trampolino di lancio ancora più importante di quello che poteva essere. Magari il fatto che lui fosse lì sarebbe stata una garanzia. Marco, torniamo a noi, insomma, questo Pescara che stenta, sai qualcosa? Hai seguito? Hai visto qualche partita, qualche spezzone?
Poca roba, sinceramente ho seguito veramente poco, però mi parlano tutti di un Pescara che comunque è un po' sfortunato, soprattutto nell'ultima partita, che sicuramente non sta attraversando un buon momento, però io vado a leggere la rosa del Pescara, sì, sicuramente non è da ultimo posto, assolutamente, né ora né mai, quindi noi lo sappiamo e dobbiamo stare molto molto attenti, perché insomma poi il nostro campionato sarà quello della salvezza, e quindi far più punti possibili un po' ovunque è vitale per noi. Un bel siparietto. È vero che questa intervista era molto lunga, perché poi Marco ha parlato anche della partita, però era difficile estrapolare, abbiamo preferito che salutassi, sì, il pubblico di Pescara. Infatti la scelta più intelligente, Paolo, perché allora ha riconfermato, ecco, sulla partita, cosa ha detto? Sulla partita ha detto che naturalmente loro si aspetta una brutta partita per i momenti storici che vivono le due squadre in campo. Si aspetta una partita bloccata, perché ha visto insomma teme il Pescara. Beh, certo che teme il Pescara. Chiaramente il Pescara è la squadra da battere in un momento difficile. Loro sanno bene che insomma qui cercare di uscire indenni non è proprio facilissimo. Allora, Andrea Costantini, c'è qualche novità da... Allora, la novità è che è appena finita la partita a Lanciano, 1-1 tra Virtus Lanciano e Bari, le reti di Cerri nel primo tempo, il pareggio di De Luca nella ripresa. Stiamo per approntare un collegamento telefonico, sì, con Alessio Giancristoforo per sapere le ultimissime, appunto, sugli ultimi minuti disputati al Biondi. Altre notizie non ci per sono. Quanto riguarda, no, per quanto riguarda il Pescara, sì, in vista proprio della gara con la Virtus Entella, domani la squadra tornerà ad allenarsi alle 15 al Poggio degli Ulivi. C'è il comunicato stampa della Pescara Calcio: lo staff sanitario verificherà le condizioni di Magnero e Salamon, fermi da alcuni turni per infortunio, e di Melchiorri, Guana e Politano, che nella gara di ieri con il Catania sono usciti un po' acciaccati. Chiaramente l'auspicio è di recuperare questi elementi, che peraltro sono tra i, okay, migliori dell'ultimo. Valerio, ultimo giro della redazione di ForzaPescara.com. Sì, Enrico, se dalla regia pagina 5 del nostro sito c'è nome utente, racconto questo brevemente, si deve svoltare e farlo, servono cambiamenti drastici, mettete fuori Rose responsabili dell'attuale disastro, dare un ultimato a Barone di 3 partite in cui dovranno essere fatti almeno 7 punti, se la situazione non dovesse risolversi cacciare i 2 direttori sportivi in attesa di una società seria. Vabbè. Questo è molto pesante, molto duro, molto severo. Ivano, hai notizie da altre squadre, da altri allenatori? Leggevo prima di andare qui in trasmissione che a Livorno la situazione è abbastanza pesante, complicata per Gautieri, credo si faccia il nome già di Ruotolo, adesso non so però se stasera già hanno deciso qualcosa, se rimandano a domani qualsiasi decisione, se o meno confermare Gautieri. Allora, ultimo giro prima di collegarci con Alessio Giancristoforo, Gaetano. Niente, da questa trasmissione emerge una verità lampante, che nel calcio è proprio vero che è vero tutto e il contrario di tutto. E cosa è vero per il Pescara? È vero tutto e il contrario di tutto. Certo. Ci siamo arrampicati per un'ora sugli specchi. Cioè c'è una verità che nessuno ha voluto cacciare, allora abbiamo... No, ma la verità non c'è. No, sembra che stiamo una verità, ognuno ha la sua verità, che ha detto. Io okay. Aspettiamo un attimo. C'è una conoscenza e c'è un'interpretazione dei fatti. No, io ho solo dubbi, in verità non ne ho. Tanti dubbi. Certo. Il dubbio più grosso che hai? Il dubbio più grosso che ho, se si riesce a breve a rimettere in carreggiata questa squadra. A breve, prima che si scateni la canea. Allora, e quello è il problema grosso. Un attimo, prima perché c'è Alessio Giancristoforo, poi torno da voi. Alessio, siamo proprio in chiusura, allora è finita in parità, è un risultato giusto secondo il tuo punto di vista o no? Ma sì, tutto sommato sì. Guarda Enrico, c'era da innanzitutto da invertire, da mandare, da spedire definitivamente nel dimenticatoio quel 5-1 di 10 giorni fa, poi la reazione di Brescia, insomma questa sera veniva una squadra qui al Biondi che tutto aveva, se eccezion fatta, di spartire la posta in palio, purtroppo anche per il Bari è costata cara la trasferta di Lanciano,
Lanciano che è partito bene, primo tempo ha avuto diverse occasioni da rete, poi quando il Bari ha trovato la via del pari con De Luca, certamente più spigliato e certamente più intraprendente la squadra di Mangio, se lo può permettere anche per quanta qualità è presente in squadra. Comunque un 1-1 che tutto sommato sorride di più a Lanciano che non al Bari. In tribuna c'è Paparesta che commenta con un seguito di sostenitore pugliesi che questa sera erano al seguito 1500 sostenitori del Bari qui a Lanciano. Insomma, un 1-1 che fa bene a Lanciano, che muove la classifica e che sabato contro il Cittadella potrà preparare certamente una gara con maggior calma e maggior precisione. Grazie Alessio, di appuntamento anche per i tifosi del Lanciano domani sera alle ore 21 con la tua trasmissione Virtus Style. Noi ti ringraziamo, buon lavoro negli spogliatoi. Grazie Alessio Gian Cristoforo. Grazie a voi. Allora, dicevi il dubbio che hai, Paolo, è se questa squadra riesce a riprendersi al più presto. Certo, il rischio è che si possa essere risucchiati, no? Da poi, come diceva D'Urso, da polemiche. Le polemiche già ci sono, no, ora, dico, quindi... Però se non hai un tempo, se non riesci a rimetterti in piedi in un tempo sufficiente, è chiaro che sono innervositi, cioè no, che escono, esce il peggio sempre in queste situazioni, no? Enrico, sì. Chiudiamo con una piccola nota di colore, se vuoi, c'è un messaggio che ci è arrivato da casa, possiamo vederlo, proprio l'ultimo. Complimenti per la trasmissione, grande Rocchi, mi togliete una curiosità. Paolo e Federico sono parenti, secondo voi se Baroni con la pareggita e sconfitta andrà via, chi verrà? Ecco qui. Lo chiediamo ai due parenti, a Federico e Paolo. Non siete parenti, lui dice. Non sono parenti. Vabbè, e quindi secondo te cosa succederà se. Rinneghi, se ci sarà. E questi ci sono parenti. Allora, cosa succederà secondo te, Federico? Come si comporterà la società se dovesse continuare questa crisi di risultati? Se continua la crisi di risultati, non è che può calciare 22 giocatori, deve calciare forse l'allenatore. Comunque, io spero che questo allenatore, che l'anno scorso ha dimostrato di saperci fare, insomma, di aver capito la situazione, riesca quest'anno, adesso anzi, nel giro di questa settimana, a turare quelle falle, quelle dimenticanze che il Pescara ha già durante una partita. Cioè, non è che uno possa giocare 90 minuti su 90 e tenere sempre la palla, ma che aumenti un po' il possesso palla e che nello stesso tempo riesca a curare quelle distrazioni, che ci costano sempre un pareggio, oppure, e soprattutto sull'1-0 il Pescara deve mettersi in testa che deve chiudere la partita, visto com'è, visto i rischi che corre, deve arrivare a 2 per lasciarci un pochino tranquilli. Pensi che Baroni cambierà modulo? Ma penso che sia arrivato il punto di cambiare qualcosa, adesso non so se modulo, giocatore, qualcosa di cambiare. È evidente, penso che ormai 6 partite possono essere un cammino congruo per fare un bilancio, soprattutto a livello tattico. Diceva bene Federico, Baroni sta provando l'anno scorso a Lanciano a capire che tipo di organismo aveva tra le mani e a ottimizzarlo. Qui probabilmente non sta facendo lo stesso lavoro, probabilmente questo è chiamato a fare. Con questi giocatori. 4-3-3, poi è passato cambiato a 3-5-2. Con questi giocatori. Però adesso non lo può fare perché ha Salamon fuori. Ma con Salamon ci sono, 3-5-2 lo può fare. Secondo me ci sono tante sfumature tattiche che lui può cambiare. Oggi continuare con questo modulo, che in questo momento è risultato perdente, non dal punto di vista di gioco, ma dal punto di vista di risultati. Ma è un Sicilio. Scusa, c'ho Sicilio. Francesco, c'ho Sicilio disponibile. Quindi, infatti, Pesoli e Zuparici, tre difensori centrali, c'è pure Boldoro. Ecco, e appunto, pensi che cambiando. Non lo so. A me piaceva molto Boldoro, poi non lo so. Non lo so, mi verrebbe da chiedere, ma siamo già fuori tempo massimo, di chiedere a Ivano, come vi siete divertiti tutta la serata a fare le domande a me, a chiedere a Ivano, chiedo scusa, deve cambiare modulo? Sì, mi dici quali giocatori deve far giocare, perché sennò è troppo comodo. Io qualche cosina in più l'ho detto, a lui dovrei dire, fai quelle domande, perché non dici quello che poi dici durante la pubblicità? Io dico semplicemente, auguriamoci in questo momento che Politano, Maniero e Melchiorri recuperino per sabato. La salute, se no, bravo, prendiamo la salute ai giocatori che sono in perché se no, senza Politano, senza Melchiorri e senza Maniero, mi auguro che almeno due di questi
credo che Politano e Melchiorre dovrebbero recuperare per maniera Paolo mi stava dicendo Melchiorre, credo quello di Melchiorre è un pochettino duro, speriamo di sì, ha preso una ginocchiata, tra l'altro sono i due più in forma, basta vedere le ultime partite. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Andrea Costantini. Enrico, solo sì, per dire raddoppio della Lazio a Palermo, ancora Giorgevic, buonasera a tutti. Quindi raddoppio della Lazio a Palermo, 2-0. Ma è un fenomeno, Pioli. Grazie alla redazione di Forza Pescara. Anche la Lazio per la questo, sempre, ma questo potrebbe Pioli essere un bel segnale, perché la Lazio stava andando male, che giocava bene, le critiche, e adesso sta vincendo. Potrebbe essere un Pescara con... Ma sì, ma si vede, analisti Serie A, no? Cosa? Fai delle considerazioni sintetiche, bellissime. Pescara sta nella stessa situazione della Lazio. Cioè, il risultato, ma quanto è bravo questo Pioli, Ci vedremo lunedì prossimo, bravo, ore 21, sempre qui su TV6, grazie per averci scelto. Serie B, il campionato degli italiani.